diciamo che ho avuto la fortuna di riuscire a tradurre quella che era una passione privatissima e personalissima in un'attività, e quindi diciamo vincendo mille un dubbio, non solo con le mie forze ma con l'aiuto di chi avevo vicino, di mia sorella, di mia moglie Daniela, ho preso la decisione folle e coraggiosa di impartire una forte sterzata alla mia attività lavorativa. Ecco, questo è un messaggio molto importante da dare ai giovani in un mondo dove la disoccupazione tocca davvero, soprattutto in Italia, livelli molto alti. Lei che l'ha toccata con mano, questo vuol dire tanti anni fa per fortuna, è sicuramente un player importante perché dà lavoro, però lancia anche un messaggio importante a chi sta entrando nel mondo del lavoro oggi. Certo, coraggio, un pizzico di follia e a parer mio non temere assolutamente l'insuccesso. Se l'insuccesso dovesse arrivare si può provare una seconda, una terza, una quarta, una quinta volta, ma non rinunciare ai propri sogni, alle proprie passioni, ai propri amori. Avete fatto anche dei progetti come il progetto NES, dedicato proprio ai giovani. Certo, per i quali nel nostro piccolissimo vogliamo creare occasioni di, diciamo, di piccola imprenditorialità, soprattutto l'occasione di crearsi un posto di lavoro mettendo a frutto le proprie competenze, le proprie conoscenze in un ambiente di lavoro gradevolissimo. E siamo a 82 aperture e possiamo dire che questa ricetta, ormai collaudata, spero, ma sinceramente sono certo, ha portato molta serenità presso 140 giovani. Applausi.